Un saluto e bentrovati a Focus. Oggi puntiamo la nostra attenzione sulla scuola, sul mondo della scuola e lo facciamo con Gigi Bellassai, Presidente del Consiglio Comunale di Comiso. Buongiorno. Salve, Gigi. Buongiorno, buona giornata. Nonché esponente del PD e quindi ci aiuterai un po' a capire questa buona scuola in cosa consiste, perché tanto ne abbiamo sentito parlare, tante però sono le domande che ancora oggi molti di noi si pongono. Intanto, ecco, qual era l'obiettivo di questa cosiddetta buona scuola? Beh, intanto il ragionamento che bisogna fare è comprendere come la scuola negli ultimi decenni in Italia sia stata abbandonata. Abbandonata quando non trasformata in un bancomat. Io ricordo il governo, diciamo, con la Gelmini, col ministro Gelmini e con Tremonti, ministro, che utilizzavano la scuola come un bancomat, cioè per prelevare risorse naturalmente e togliere anziché dare. Finalmente, diciamo, un governo, quello di Renzi, sta mettendo in campo un'idea di scuola nuova, completamente diversa, necessaria per due livelli di importanza. Il primo, perché non si può essere competitivi in Europa e nel mondo se noi abbiamo degli studenti non preparati. Il secondo, perché oggettivamente la scuola ha e aveva un ritardo nel suo sviluppo e nella sua crescita, sia dal punto di vista della gestione del personale, che non è però, diciamo, l'elemento prioritario, questo lo voglio dire. L'elemento prioritario della scuola è formare gli studenti, garantire loro una conoscenza, garantire loro un bagaglio culturale e a partire da questo immetterli nel mondo del lavoro. Questa è l'idea, ed essere competitivi. Diciamo che le battaglie che si sono sviluppate negli ultimi anni erano da un lato quello di garantire al personale, diciamo così, una maggiore tenuta e dall'altro, ma in minor modo, come dire, sviluppare il percorso appunto formativo ed educativo. Il governo Renzi ha per la prima volta dopo tanti anni cambiato diciamo il paradigma, ha messo al centro gli studenti e ha sviluppato come dire, delle politiche, mettendoci anche dei soldi, che non è un fatto irrilevante, perché ovviamente si può parlare di scuola, ma leggi senza soldi se ne sono fatte tante e non sempre sono state buone, diciamo. Ora, la buona scuola è diventata l'oggetto di tante critiche, ma io invece credo che in pochi elementi, diciamo così, chiarissimi e che hanno portato dei risultati, si possa individuare, secondo me, un buon obiettivo raggiunto. Primo obiettivo raggiunto, quello di aver garantito una stabilizzazione del personale e quindi di aver garantito alle scuole di non perdere, come dire, opportunità. Guarda, di solito ogni anno scolastico io insegno, quindi l'ho appunto visto, diciamo, in corpore vili. Ogni anno la scuola cominciava con 5-6 insegnanti in meno e quindi fino a ottobre, novembre, dicembre si andava avanti con supplenze e tappabuchi. Questa è una cosa naturalmente che non si è più verificata con la buona scuola, perché grazie al potenziamento e grazie all'organizzazione del sistema, praticamente dal 14 settembre abbiamo avuto il personale tutto che ha coperto naturalmente tutti i posti. Questo è un primo elemento importantissimo. Un secondo elemento, il personale non è più precario nella gran parte dei casi. In provincia di Ragusa sono stati assunti 777 insegnanti, mai successo nella storia, al massimo ne venivano assunti di ruolo 10, 15, 20, adesso 777 è un fatto rivoluzionario, in Sicilia quasi 10.000, in Italia quasi 100.000, quindi stiamo parlando di numeri importantissimi che stabilizzano, quindi basta supplenze. Poi anche sui docenti, naturalmente, il docente si mette in gioco finalmente, no? Il docente si mette in gioco e come dappertutto si è giudicati, cioè si entra in un meccanismo di valutazione. Il docente è la scuola. Il docente deve essere valutato attraverso dei criteri che via via si stanno sviluppando, intanto sono dei criteri autogestiti, perché i criteri li stabilisce, diciamo, un comitato di valutazione che è eletto dal collegio docenti, quindi sono gli stessi colleghi che stabiliscono questi criteri. Dentro questi criteri poi il dirigente dà un proprio punto di vista e contributo, e mi sembra anche giusto, perché in qualsiasi ufficio il dirigente valuta, questo vale per i primari in ospedale, vale per i dirigenti al comune, vale per i dirigenti in tutti gli altri enti e vale anche per la scuola.
Cosa significa questo? Significa che il docente non può naturalmente pensare di appiattirsi su un metodo o su una didattica consolidata, per quanto giusta, ma non è possibile, e quindi il docente è stimolato a produrre didattica innovativa, meccanismi di inclusione, a motivare i ragazzi, perché se i ragazzi sono motivati, secondo noi rendono di più, e per essere motivati ci vuole da parte dell'insegnante entusiasmo, energia, innovazione, capacità di coinvolgimento. Questa è l'idea, e questo quindi si entra in gioco, ci mettiamo tutti in gioco, naturalmente si mette in gioco anche il dirigente, naturalmente si mette in gioco anche la scuola, che mette in chiaro, in trasparenza, il suo rapporto di autovalutazione. Cosa mai verificata, cioè tutti i docenti si autovalutano e assieme, diciamo, ai docenti si valuta il processo educativo e quindi poi il prodotto, che è il risultato. Che cos'è il prodotto? I ragazzi che escono fuori dalla scuola, che dovrebbero essere, diciamo, di qualità sia subito appena escono, ma poi anche a distanza, quindi quando poi vanno alle scuole superiori, quando andranno poi all'università e quando saranno inseriti nel mondo del lavoro. Se posso anche permettermi un'altra grande rivoluzione, è quello dell'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro che significa consentire immediatamente ai ragazzi, soprattutto intanto dalle scuole tecniche e professionali, ma anche dai licei, un collegamento con le imprese per capire che la scuola fornisce una parte di conoscenza, le basi, i metodi, e poi naturalmente è il mondo del lavoro che qualifica il ragazzo. E noi non possiamo far sì che questi due mondi vivano in vie parallele, che non si incontrano mai. Ecco, quindi questi sono alcuni degli elementi, naturalmente, per cui io credo che la buona scuola abbia e stia dando dei buoni risultati. Ovviamente sono stati messi anche un sacco di soldi, parecchi miliardi di euro, che servono naturalmente a rendere più veloce e dinamica l'informatizzazione, digitalizzazione, quindi i sistemi wifi, LAN, necessari, gli ambienti digitali, e infine finalmente una scuola digitale vera, nella quale c'è per ogni scuola un animatore digitale, cioè c'è un insegnante con un suo team che coordina queste attività appunto di informatizzazione. Io penso che con i ragazzi che hanno una dimestichezza con i cellulari, con i tablet, eccetera, la scuola non può essere soltanto quella del gesso e dell'ardesia, la scuola deve essere quella della LIM, la scuola deve essere quella dei blog, deve essere quella di internet, deve essere quella di una didattica innovativa e moderna, naturalmente cercando di attrarre e stimolare con grande intelligenza. La buona scuola va nella giusta direzione. Una delle critiche che è stata sollevata è stata proprio questa, anche insomma sui vari siti, sui blog, sui social network, la rappresentazione di una classica scuola che purtroppo, insomma, magari come struttura non è nel massimo, e poi invece arriva la lavagna, e molti, insomma, hanno criticato, perché pensare alle lavagne e non pensare intanto a sistemare le scuole. Si immagino che insomma da qualche parte si debba partire. Senz'altro. Allora, l'Italia intanto parte come quart'ultimo paese nei paesi OCSE, quart'ultimo paese per qualità di formazione in tre materie: scienze, matematica e lettere. Scienze e matematica italiano, scienze e matematica e lettura, quindi stiamo parlando degli elementi chiave. Primo elemento. Secondo elemento, noi siamo come paese, abbiamo il 18% di dispersione scolastica, cioè di abbandono, e la Sicilia in particolare il 25%. Secondo voi si può non partire dall'attrazione degli studenti, dal mantenerli dentro e da uno stimolo potente a superare le difficoltà in lettura, matematica e scienze? Si può fare le scienze soltanto col libro? È possibile oggi in un mondo che va a 30.000, che corre alla velocità della luce, 300.000 km al secondo, noi camminiamo ancora con la 500? Non è possibile. E allora noi dobbiamo per forza utilizzare tecnologie. Parallelamente però gli investimenti sulle scuole mi sembra che siano partiti. Se faccio l'esempio di Comi, sulla città dove io amministro, insomma, tutte le scuole sono state ammodernate con i nuovi infissi, manutenzioni ordinarie e straordinarie, e con investimenti per l'efficientamento energetico. Ora immaginiamo che l'Italia ha una struttura scolastica, soprattutto diciamo della media e dell'elementare, obsoleta. Quindi è chiaro che gli investimenti non possono essere fatti tutti assieme. Però si è andati nella giusta direzione. Anche l'idea di scuola bella, di dipingere le scuole, che in molti hanno criticato. Siamo un paese di criticoni, cioè siamo un paese in cui critichiamo tutto.
Ma scusatemi, c'era del personale che faceva altro, diciamo, sempre nelle scuole, è stato utilizzato praticamente a costo zero, è stato comprato il materiale quindi per pitturare, tutte le scuole sono state dipinte. Ora, sarà poco, ma entrate in una scuola rinfrescata, pulita, con i colori brillanti, secondo me è molto più bello che entrare in una scuola con le pareti grigie o marroni sporche. Insomma, io credo che siano delle giuste strade, non bastano, è chiaro. Nulla basta, nemmeno i 500 euro ai docenti per la formazione e per quanto riguarda le attività culturali, cinema, teatro, non basta, cioè, nulla basta, ma intanto prima non c'erano e adesso ci sono, io come docente sono costretto, siccome li devo spendere perché è giusto che sia così, a utilizzarli per formazione e per anche comprendere il mondo non soltanto guardando la televisione, diciamo andando al cinema, andando a teatro, andando a vedere dei concerti, e quest'anno sono stato a vedere il concerto di Eros Ramazzotti e c'erano vicino a me degli studenti e io posso raccontare di aver vissuto assieme a loro una idea, come dire, di musica pop nella quale i nostri ragazzi si trovano. Cioè, questa è un'idea, secondo me, straordinaria. Ora, piaccia o non piaccia, intanto questa idea non c'era e adesso c'è. Quindi buona scuola, sicuramente merito a Renzi. Cioè, merito a questo governo che ha avuto il coraggio di farlo. Poi, naturalmente, possiamo criticare, possiamo essere, diciamo, duri. Io speravo che ci fosse il collega sindacalista, l'amico sindacalista, diciamo. Anche perché, insomma, no, per parlarne, perché i sindacalisti in molti anni hanno deciso spesso di appiattire, diciamo, il merito, e quindi è tutto a pioggia, siamo tutti uguali, siamo massificati. Ma nella vita siamo tutti uguali? Cioè, i nostri studenti sono uguali a quelli europei, sono uguali agli studenti di Londra, di Parigi e della Germania? E purtroppo quando si fanno gli Erasmus succede che c'è un confronto e noi ancora non siamo, diciamo, alla pari. Ci sono, certo, anche noi abbiamo delle eccellenze, ma soprattutto gli studenti meridionali soffrono in quelle discipline. Quindi la scuola deve entrare in medias res, sfidare il futuro ed avere la capacità di superare queste difficoltà. Se e come ci riusciremo, naturalmente non tutto è subito, però ci stiamo lavorando, credo che il governo, insomma, abbia dato dei buoni segnali. Che la scuola si fondi sul lavoro non è una cosa, diciamo, normale, non è una cosa da poco. Che io parli gli stessi linguaggi del lavoro non è una cosa normale, non è una cosa semplice, scontata. E che io riesca a parlare come insegnante, perché mi formo, perché uso strumenti tecnologici avanzati, il linguaggio della realtà, è un fatto importantissimo, è un fatto, secondo me, nuovo e importante. E io, insegnante, che lavoro di più, che mi impegno di più, che faccio più ricerca, è giusto che abbia anche un riconoscimento economico, a differenza di chi non lo fa. Insomma, questa è l'idea, è un'idea un po' più meritocratica, un po' meno, diciamo, massificante, che può portare dei risultati, e noi speriamo che sia così. Naturalmente ci sono delle cose da correggere. Ecco, prima di parlare delle cose da correggere, volevo anche un'altra critica, era stata sollevata, visto che non abbiamo, diciamo, la controparte, cerco io di chiederti quelle che sono altro. Poi le domande di base che un po' ci sentiamo anche fare da molti amici quando si parla appunto di questa buona scuola. Qualcuno si è lamentato, insomma, di un'idea di scuola troppo da azienda. Con il dirigente che ha troppi poteri. Ovviamente ci sono i pro, li abbiamo accennati prima, qualcuno però teme che ci siano anche troppi contro. E allora, qui sia Stiglitz che altri, diciamo, economisti progressisti parlano di un elemento molto importante, che è l'efficienza o l'efficientismo, tra virgolette, può ridurre l'equità. Questo è un elemento su cui riflettere, quindi è una domanda molto intelligente e molto importante. Cioè, l'efficientismo, il rincorrere l'efficienza, no? L'aziendalismo, per usare il termine che hai voluto scegliere tu, va contro l'equità? Cioè non mette tutti sullo stesso piano? Allora no, ecco che la scuola è anche la scuola dell'inclusione, è la scuola che opera per aiutare i DSA, cioè i ragazzi con bisogni educativi speciali, i ragazzi dislessici, i ragazzi appunto che hanno della discalculia, cioè allora i portatori di handicap, i disabili ovviamente. Quindi una scuola dell'inclusività da un lato, che mette tutti nelle pari opportunità di crescere, ma una scuola efficiente che però garantisca
non solo l'inclusività e quindi la tenuta di base, ma anche una prospettiva di valorizzazione delle eccellenze, perché questo significa essere competitivi nel mondo attuale, quindi conoscere e poi essere competitivi, tenendo mai dimenticando però che nella scuola tutti devono essere messi alla pari, quindi una scuola nella quale tutti sono, diciamo, messi nelle stesse condizioni di base, di conoscenza e di crescita. I poteri del dirigente scolastico, beh, questo vale come in tutte le cose della nostra vita sociale. Il dirigente scolastico, qualcuno deve dirigere la scuola e la deve dirigere il dirigente scolastico, che ne attua, diciamo, gli indirizzi e le politiche della sua scuola, certo, della sua istituzione, e che poi ha anche il dovere e penso anche il diritto di dare un proprio punto di vista sul personale docente e non docente. E poi sicuramente penso che su questo bisogna ragionare, su come dire stemperare questi poteri, che già sono abbastanza stemperati dagli organi collegiali, quindi il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto e poi appunto questi nuclei di valutazione che sono costituiti per la gran parte, il collegio tutto docenti naturalmente, mentre il consiglio è costituito nelle scuole medie da studenti, da appunto genitori e docenti, mentre nelle scuole medie superiori naturalmente nelle secondarie anche dagli studenti, quindi comunque abbiamo dei punti di riferimento, certo, di controllo. Ovviamente poi qualcuno deve poi fare la scelta finale. Certo, la farà il dirigente, ma il dirigente a sua volta è giudicato, perché la sua scuola è giudicata, sono partiti dei controlli in tutte le scuole italiane, anche per ora a Campione, ma dai percorsi che si stanno mettendo in campo saranno controlli a tappeto, anche perché tutto ormai è tutto trasparente, il RAV, che sarebbe il rapporto di autovalutazione di ogni scuola, è pubblicato online, il piano di miglioramento, che si chiama così, è messo anche questo in rete, i risultati delle scuole, delle prove invalse di matematica e di italiano sono consultabili, quindi le scuole sono valutate sia per quello che fanno, sia per quello che vogliono fare, sia per il risultati che hanno, che a me sembra molto importante. E dunque, se è valutata la scuola, è valutato il dirigente, il corpo docente, e quindi siamo tutti in gioco. E guai a chi non è in gioco, guai a chi pensa di aver vinto la partita prima ancora di cominciarla. Tu che come me ami lo sport, sai che si gioca sempre, no? E bisogna sempre impegnarsi, e solo quando uno si impegna può raggiungere gli obiettivi. E questo vale per i ragazzi, a cui chiediamo sempre di stare pronti, di stare attivi, di stare in gamba, e a cui questo vale anche per i docenti, che non devono temere né il giudizio, perché è così, perché noi siamo giudicati dai nostri ragazzi nel momento in cui entriamo in classe, noi siamo giudicati, come ci poniamo, quello che diciamo, qual linguaggio utilizziamo, anche il sorriso che facciamo. Immaginatevi se possiamo sottrarci dal giudizio. Se qualcuno pensa che chiudendo la porta dell'aula possa, come dire, chiudere dentro tutto e fare un po' quello che ritiene di fare liberamente, sì, perché la scienza e la cultura devono essere insegnati liberamente, ma avendo la percezione che siamo in un mondo globale, che quindi siamo giudicati, e quindi non credo che il preside abbia eccessivi poteri, però sperimenteremo, verificheremo come il preside utilizza questi poteri anche nella nomina poi dei docenti che mancano appunto negli ambiti, che anche questo è un dubbio molto importante. Ogni dirigente dovrà avere naturalmente criteri di trasparenza e legalità. Se dovesse venir meno, come in tutte le cose, sarà punito ovviamente, ma questo vale per tutti i dirigenti come vale per tutte le persone che lavorano. Ci sono delle leggi e le leggi vanno rispettate. Io credo che ogni dirigente abbia invece l'interesse che nella propria scuola ci siano i migliori docenti, e quindi, ovvio, come dire, andrà a cercarli naturalmente negli ambiti per concludere, per chiudere, diciamo, l'organico a partire dal prossimo anno. Quindi insomma, questa è la strada. Io sono molto ottimista, ecco, seppur sempre con grande attenzione. Soprattutto penso a una cosa che secondo me è la cosa più importante: migliaia di, appunto, di giovani e meno giovani, quarantenni, sono partiti per andare a lavorare fuori, perché naturalmente il piano di assunzioni col potenziamento, soprattutto con la fase C, naturalmente ha previsto il passaggio di ruolo, ma in altre province, soprattutto al nord, no? E allora secondo me lì, nei tanti decreti delegati che il governo ha, bisognerà trovare un meccanismo perché questa distanza dal proprio territorio non sia troppo lunga, quindi non solo nei decreti delegati, ma anche in un'idea di accelerazione dei pensionamenti, perché sì, è vero che bisogna andare in pensione a 67 anni, 68 anni, però immaginate, io penso che andrò in pensione a 70 anni. Ora, io
cerco di mantenermi giovanile, diciamo, ma a 70 anni essere in classe con ragazzi che ne hanno 13 e che conoscono il mondo fra 20 anni, insomma, che certo, non sarà quello di oggi, insomma, non è molto facile. Quindi un ragionamento per evitare di tenere docenti che ormai naturalmente hanno dato tutto quello che potevano e metterli in pensione un anno prima, 8 mesi prima, un anno e mezzo prima, credo che sia utile al docente che si gode la vita dopo aver dato tutto alla scuola e sia utile ai giovani che possono accedere, diciamo, al mondo del lavoro naturalmente attraverso il contratto di mobilità e quindi fra qualche anno poter tornare nella propria terra, perché abbiamo bisogno che nelle nostre terre ci siano i giovani della terra, della Sicilia, perché conoscono il territorio, conoscono, declinano anche il linguaggio, sanno come si vivono le tradizioni. È giusto che dopo aver fatto un'esperienza possano tornare, perché è giusto che anche le famiglie si possano, ecco, ricongiungere. Eh sì, intanto ci auguriamo questo, ovviamente intanto il fatto già di essere stati chiamati per queste persone, per questi insegnanti, avere un lavoro oggi non è cosa da poco, però ecco, tutti speriamo, anche per le famiglie e loro stessi, che possano tornare al più presto poi ad insegnare, perché no, proprio dalle nostre parti. Grazie a te, grazie. Gigi Bellassai, Presidente del Consiglio Comunale di Comiso, grazie a voi per averci seguito anche in questo approfondimento sull'argomento, sul mondo scuola. Grazie ancora e arrivederci.